Medicina Regione Lazio, parliamo dei controlli da fare se decidete di avere un bambino. Quali sono? Perché bisogna farli? Allora, ne parliamo proprio con un'esperta, la dottoressa Martina Bartolone, ginecologa e dottorando di ricerca in genetica medica. Dottoressa, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di gravidanze fisiologiche, quindi di gravidanze che insorgono entro un anno dall'inizio dei tentativi mirati della coppia, e in donne che non hanno avuto precedenti aborti, perché lì si aprirebbe un capitolo di esami molto più approfondite da concordare secondo la storia personale di ciascuno. Parliamo infatti dei controlli da fare quando si è semplicemente intenzionati di avere un bambino, una bambina, però non ci sono stati dei casi precedenti. Esatto. Allora, sicuramente dici tutto perché è interessantissimo. È una domanda che è banale, ma in realtà di cui non sempre si conosce la risposta. Sicuramente la prima cosa che consiglieremmo a una donna che ha intenzione di avere un bambino è quella di fare un controllo ginecologico, quindi una visita di base con un'ecografia transvaginale o un pap test, e un controllo senologico, soprattutto se è parecchi anni che non lo esegue, prima dei 35 anni con un'ecografia mammaria e successivamente integrando una mammografia bilaterale, e degli esami del sangue. Gli esami del sangue prevedono sia gli esami classici di routine, quindi l'emocromo con appunto lo stato della chimica della donna, e gli esami infettivi, che sono quelli tipici anche dei pericolosi per la gravidanza, quindi abbiamo la rosolia, il citomegalovirus, la toxoplasmosi, che sono tutte infezioni pericolose, potenzialmente pericolose. Una curiosità: se una persona non ha fatto quello per la rosolia, io sapevo che siccome era pericoloso andrebbe fatto il vaccino prima di rimanere in gravidanza, esatto. Quindi se una persona non l'ha fatto deve aspettare e farlo, oppure si può riuscire in qualche maniera? Si può riuscire, chiaramente ci sono delle accortezze, cioè quelle di evitare il contatto con la popolazione in età scolastica, che è quella che maggiormente è colpita, certo, da questo tipo di infezioni. Anche se ormai diciamo il vaccino morbillo parotite rosolia è riuscito quasi a debellare del tutto questa patologia. La vediamo di più nelle donne che hanno già avuto un bambino, perché chiaramente è più facile con il figlio che magari frequenta appunto gli asili, le scuole, certo, incorrere in questa patologia, o nel citomegalovirus, che è un'altra patologia altrettanto lesiva, diciamo, nei vari trimestri di gravidanza. Un altro esame in particolare consigliato è quello delle emoglobine patologiche, la cosiddetta talassemia o anemia mediterranea, che è prevalente soprattutto in alcune zone d'Italia come il sud e le isole. Eh sì, certo. E invece per le donne che sono RH negative, c'è cioè sì, qualcosa da fare? Allora, sicuramente tra i vari esami, diciamo, del primo trimestre è consigliabile, se non si è mai fatto, conoscere il proprio gruppo sanguigno, il cosiddetto test di Coombs, che è un test per vedere se si sono sviluppati mediante, diciamo, precedenti trasfusioni o altri agenti che hanno contaminato, diciamo, il nostro sangue, degli anticorpi che potrebbero attaccare un futuro feto, appunto, proprio in relazione, diciamo, alle proteine espresse dai globuli del proprio, certo, sangue. Quindi è importantissimo conoscere il proprio sanguigno e quello del partner. Esattamente, la presenza di eventuali anticorpi cosiddetti irregolari. E a proposito di partner, dottoressa, qualcosa deve fare anche il maschio? Perché, insomma, qualcosa deve fare anche il maschio. Fino adesso abbiamo parlato solo della donna, facciamogli fare qualcosa. Ci sono degli esami cosiddetti di coppia, che sono, okay, quelli soprattutto infettivi, che riguardano la coppia, quindi le epatiti, l'HIV, la sifilide, tutti esami a trasmissione appunto sessuale. E ancora anche le emoglobine patologiche, anche in questo caso, perché comunque se entrambi i partner soprattutto provengono dalla stessa zona geografica, è facile che portino appunto una mutazione entrambi, e quindi che siano a rischio di sviluppare un feto affetto da anemia mediterranea. E sicuramente il gruppo sanguigno anche nel caso del partner, perché nel caso di due partner negativi è difficile, è più raro che si sviluppino degli anticorpi irregolari che possano minare appunto la salute del feto. È più facile quando i partner hanno gruppi sanguigni diversi, cioè negativo, sì, l'RH negativo della madre e il positivo del padre, poi è frequente appunto che il feto sia positivo. Allora, dottoressa, abbiamo detto fatevi un sacco di controlli, ma il costo, c'è qualcosa che la sanità ci passa? Allora, perché mettiamoci pure, insomma, nell'idea di ragazzi giovani, no? Che vogliono avere un bambino e che
già i figli costano, esattamente, se ci costa ancora prima di iniziare, insomma. Esatto. E esiste un'esenzione che è l'esenzione M00, che è proprio l'esenzione che si rivolge alle donne in epoca preconcezionale e a cura della cui prescrizione è a cura dello specialista e del medico di base, che poi può emettere, diciamo, la cosiddetta ricetta dematerializzata. Non copre tutti i controlli che ho menzionato, i controlli coperti variano da regione a regione e cambiano di continuo, sono in continuo aggiornamento. Sicuramente gli esami del sangue, quelli di routine, vengono coperti da questa esenzione, e anche la visita ginecologica con il pap test per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. Ecco, questa è un'altra cosa su cui bisognerebbe farci proprio una clip dedicata, una cosa un capitolo a parte. Invece le vorrei chiedere, dottoressa, nel caso in cui magari noi scopriamo attraverso il test della farmacia con molta gioia di essere rimasti incinta, però non abbiamo fatto niente, cosa possiamo fare? Non è un problema, perché comunque si può tranquillamente rimediare. La visita ginecologica con il pap test si può tranquillamente seguire durante tutto il primo trimestre di gravidanza, anzi in quel caso con un'ecografia si può anche valutare l'andamento della gravidanza, visionare appunto che la camera sia correttamente inserita, e quindi da lì far partire i controlli di routine. E subito, sicuramente, a parte gli esami, appunto i controlli che vanno fatti all'inizio di gravidanza, consiglio comunque uno stile di vita corretto, con un'alimentazione varia, adeguata, un'attività fisica non intensa, che però sicuramente è consigliata in tutte le fasi della gravidanza, smettere immediatamente di fumare in caso di donne fumatrici, o interrompere eventuali farmaci teratogeni, quindi che farebbero male al feto. Ecco, una domanda, dottoressa, sforiamo un attimo, però credo che chi ci sta ascoltando sia, se noi prendiamo dei farmaci, non so, per la pressione oppure la cardiospirina, che cosa dobbiamo fare? Si devono interrompere? Allora, ovviamente consultare subito, esatto, il proprio medico curante. Esiste anche un centro antiveleni che ha un numero attivo H24 sia per la gravidanza che per l'allattamento, quindi per indirizzare le donne, certo, sui farmaci che si possono assumere. Ce ne sono alcuni che si possono continuare, come la cardiaspirina, ce ne sono altri come alcuni antipertensivi di tipo diuretico, che chiaramente non sono indicati in gravidanza. Ci sono però degli antipertensivi adatti per la gravidanza, quindi c'è sempre una soluzione in questo caso. Sfatiamo un mito, dottore, se me lo sfaccia, cioè, non lo so. Vediamo. Una volta dicevano bisogna mangiare per due perché sei, no? Non è vero. Assolutamente questa cosa, no. Invece... faremo un'intervista anche sull'alimentazione, ecco, più corretta in gravidanza. In generale la gravidanza è uno stato iperglicemico. Quindi bisogna evitare gli zuccheri semplici che fanno schizzare la glicemia, e prediligere invece i carboidrati complessi, variare con i cereali, con l'orzo, il farro, le lenticchie, i legumi, sostituirli alla pasta semplice, quella bianca. La farina 00 va sostituita con quella integrale, e soprattutto non far mancare mai una porzione di proteine e di verdura a ogni pasto. Certo, certo, però non bisogna ingrassare troppo. No, i chili suggeriti sono 9, possiamo sforare un pochino, soprattutto per chi parte avvantaggiato, però senza esagerare. E sicuramente interrompere la giornata, spezzare la fame con degli spuntini, fa in modo che si arrivi a tavola non troppo affamati. Affamati, questo vale un po' anche per chi non è... È una regola generale, certo. Sì. Allora, la dottoressa la trovate su Mio Dottore come Martina Bartolone, però io vi do, voi siete fortunati perché io vi do il suo numero di telefono, il privato, 340-588-3753, quindi se avete intenzione anche semplicemente di fare una visita ginecologica, ma se avete intenzione magari di mettere in programma una gravidanza, la dottoressa è qui per voi, 340-588-3753, questo è il suo numero su WhatsApp, perché tanto ormai facciamo tutto con WhatsApp, quindi da lì poi vi dice lei dove andare. Poi se volete sapere chi è la dottoressa, andate su LinkedIn Martina Bartolone. E invece se volete raccontare un po' la vostra storia, no? Perché non tutti noi abbiamo la stessa storia, o non tutti arriviamo senza nessun problema, dottoressa Bartolone@gmail.com. Grazie, dottoressa. Grazie a te.